Amici di Sorriso TV, bentornati a Giro di Tacco anche per questo venerdì 1° di dicembre 2023. Lo vedete qui a fianco a me, è arrivato a trovarci direttamente nei nostri studi l'amico Claudio Sopetti. Ciao Claudio, intanto Eccomi. benvenuto. Oh, che bello, che emozione essere qua vicino a te in questi studi meravigliosi. Per la prima volta, devo dire, per la prima volta da solo, senza nessuna orchestra. Devo Cioè, dire sì. ho avuto il piacere e l'onore di venire qua con altre orchestre, però Beh, in realtà non da sei solo. solo, No, perché no, c'è una fedele beh, sì, compagna che è il tuo è lei. strumento, è il tuo, si può Come ho detto dire. prima in diretta radio, lei è la mia fidanzata ufficiale, quindi lei mi accompagna per tutta la vita e non la mollo mai. E lei non molla mai me, naturalmente. Vedi, è La sempre qua anche con tromba, assolut beh, me. assolutamente, anzi, lo ricordiamo subito, il numero 393-7366-888, se volete magari fare una domanda a Claudio, fargli un saluto, chiedere anche un pezzettino che lui live Sì. interpreterà comunque con la sua Ci proviamo tromba. almeno. Ci mettiamo. Ci Guarda, proviamo, ci proviamo. sicuramente va bene perché ho già visto che prima era lì che si preparava. Poi io non conosco lo strumento, Bisogna quindi facevo scaldarla un un sa. po'. Bisogna scaldarla. È proprio come una donna, per quello che ho Bisogna un po' detto. Cioè, prima corteggiarla, un bisogna po' farla corteggiarla, sciogliere. bisogna un po' scaldarla, bisogna un po' essere amorevoli verso di lei, così lei è amorevole verso di Ascolta, ma com'è te. nato l'amore per questo strumento? Da piccolino, Eh beh, immagino. sì. Io già quando andavo all'asilo, io non vedevo l'ora di arrivare per prendere in mano uno strumento, qualsiasi strumento sia, cioè la musica è sempre stata la priorità nella mia vita, sempre. E arrivavo all'asilo e mettevo in fila tutti i miei compagni e facevamo la banda e quindi già da lì. E poi dopo ho praticamente iniziato a suonare ancora quasi prima di iniziare a parlare. E quindi veramente la musica è stata una passione fin da piccolo. Mia madre mi raccontava che mi addormentava con le cassette di Beethoven. Magari sarà stato quello, secondo me, Che ti ha un po', come che dire, secondo poi me mi ha un po' trasportato. trasportato. Poi c'era la banda del paese, io ero sempre lì davanti alla banda del paese a dirigere la banda, ero sempre lì a destra della banda del paese. E quindi è sempre stata una passione. La tromba è nata, tra virgolette, un po' per caso, perché più che altro io, tu pensa, questo è uno scoop proprio televisivo che nessuno forse sa, io volevo suonare sax in realtà, Ah, perché il sax ok. era uno strumento che mi piaceva. Poi nella banda del paese non c'erano sax che disponibili e quindi c'era mio cugino che suonava la tromba, e ho detto dai, prova a suonare la tromba e come E si lì è suol dire, essendo una partito. donna, è stato amore a prima Ah, è partito vista. l'amore per questo Esatto, strumento. eh sì. E Che da lì non l'ho poi, più mollato. quando suoni, diventa un tutt'uno con te perché usi il Sì. fiato, quindi cioè devi Sì. veramente calibrare tutto Esatto, è il fiato e poi perfettamente. proprio, poi magari se vuoi ti illumino un po' Dai, dai. Sì, su qualche no, ma cosa sono tecnica proprio della curioso tromba, perché mi perché è una piace questione come tanto di strumento. testa, Sì, tanto di testa. addirittura. Sì, perché guarda, posso? Certo, e Cioè, devi, senza sei qua schiacciare apposta. niente. Vedi, quindi Cioè, lui è senza tutto di schiacciare testa, è nulla tutto è lì. riuscito a Senza schiacciare suonare. niente, perché è tutta una questione di testa e di come suoni, di come metti l'aria, di come fai vibrare le tue labbra, Che poi diciamo, quindi. immagino che però ci sia anche una manutenzione perché. Sì. E ti ho detto, bisogna coccolarla, è una donna, È bisogna giusto. lucidarla, bisogna Ah, farla coccolarla. riposare in Bisogna alcuni farla riposare. Ecco, momenti. la mia riposa veramente molto poco, devo dire. Perché a volte veramente quando la vado a prendere nella custodia, la guardo e dice, è di nuovo ora. Perché magari ho finito di suonare 4-5 ore prima, la tiro fuori e è di nuovo ora di suonare. Sempre ora di suonare. Quindi la metti sotto stress, non va mica Sì. Sì, bene. però lei non te lo fa pesare questo. Ma dimmi Anzi, un po', suona sei ancora un po' come i meglio. fisarmonicisti che hanno due o tre fisarmoniche, anche tu hai due o tre tombe, Sì. questa è per tutte No, le no. serate, per tutti i tipi di No, suono che deve no, cioè, uscire. ne ho diverse in base anche a quello che vai a suonare. Questa qua è una tromba molto chiara, con un bocchino molto chiaro, che serve più che altro da solista, diciamo. Poi un'altra, che è un'altra tromba un pochino più tonda, diciamo così, più corposa, che serve per magari fare cose un pochino più classiche, con un bocchino diverso, e ci sono un po' di E la cose. prima volta che ti sei esibito sul palco con la tromba, te la ricordi? Immagino da piccolo, quando stavi studiando questo Guarda, che io strumento. ho iniziato a fare questo come lavoro ormai sono 15 anni. Poi è arrivato il Covid, ho dovuto smettere come hanno dovuto smettere tanti miei colleghi. E
E quindi ero veramente giovane. La prima volta che sono salito sul palco, ti posso assicurare che sudavo freddo. Immagino. Sudavo veramente Dove eri? Ti freddo. ricordi più o meno? E ero sicuramente in Piemonte perché ho iniziato a suonare con Perché tu un'orchestra sei del Piemonte. torinese, Io sono giusto? Mi torinese, accennavi esatto. prima. Sono nato in provincia di Torino, nelle Valli di Lanzo. E ho iniziato con una grande orchestra, tra l'altro, posso dire anche il nome? O non si Vabbè, può? poi Lo diciamo dopo, lo dopo diciamo finiamo. dopo. Ok. E quindi le prime volte sicuramente ero in provincia di Torino, quindi ci sarà stata sicuramente mia mamma, mio padre, mio Beh, quindi fratello, anche tutti i miei l'emozione amici. della E famiglia. ti posso assicurare che purtroppo nella tromba, se sei agitato, se sei emozionato, si sente subito. E quindi, a dire la verità, non ho proprio un bellissimo ricordo. Ma penso che tutti, ma Però sai che. poi è roba che ti aiuta comunque a crescere, Certo, immagino, un po' sicuramente. come la mia prima volta davanti al microfono, un po' Esatto. le prime volte sono così, È le prime volte così. Poi poi si ci prendi scioglie, mano. si Sì. diventa anche un po' più, come dire, adattati alla situazione, si ci adatta un po' alle Esatto. varie situazioni. Ascolta, e con questa bella tromba, ora non so se esattamente con questa, hai creato anche un nuovo brano, un nuovo singolo Esatto, che sì. passa sia su Radio Sorriso Oh, che che bello. in video su Sorriso TV, che si chiama Romanti Cumbia. Ah, sì. Io lascio a te le parole per illustrare ai nostri telespettatori questa tua creatura, perché poi un brano è una creatura, Eh si può sì, dire, ha è un tutto bambino, è un un bambino. periodo di Perché con l'amorosa creazione. devi farci anche un bambino. Ritorniamo Infatti, vedi. sempre, eh? Vedi che ritorniamo sempre. No, io ti dico, la Romanti Cumbia è nata un po' di anni fa con la vecchia orchestra. L'ho scritta in collaborazione col grandissimo fisarmonicista, ma Massimo Andreotti. E poi l'abbiamo un po' accantonata perché in quel periodo lì c'erano già tante cose edite, eccetera, e non abbiamo più potuto farla. Poi c'è stato il Covid, io poi mi sono trasferito, per motivi familiari mi sono trasferito in provincia di Belluno e dopo il Covid abbiamo di nuovo deciso di riprendere in mano quello che avevamo iniziato ancora anni prima insieme all'amico collega Massimo Andreotti e abbiamo deciso di riprendere questa Romanti Cumbia che abbiamo voluto proprio scrivere una cumbia romantica, proprio perché la Ah, tromba certo, l'amore, è l'amore l'amore tra verso uno la tromba. strumento e L'amore chi lo verso fa la tromba. E suonare. quindi è uscito anche un bellissimo video che tra l'altro ho fatto nel bellissimo lago di Santa Croce che abbiamo in provincia di Belluno. Io abito in Alpago, quindi è proprio un fiore all'occhiello per l'Alpago, direi, il lago di Santa Croce. E ho voluto proprio omaggiare l'Alpago con questo video, Romanti Cumbia. E allora, che dire, ce lo guardiamo? Ah, Cosa voglia. dici? Eh sì, Dai, eh. ce lo guardiamo e torniamo, sempre qui su Sorriso TV. Romanti cumbia, ma che belle, mamma Hai mia, ma sentito che romantica questa proprio cumbia? romantica. Sai che prima della diretta tu mi dicevi, sai, con la tromba bisogna anche metterci cuore. Sì. So, si Si sente che sei un. sente? Oh, bene. E effettivamente devo dire che si sente, ma Sì, si vede anche bene. nei tuoi occhi. Ora magari i nostri telespettatori non li vedono da vicino, però si vede quando parli proprio di questo strumento, quanto tu lo Sì. ami e quanto ami la musica. Poi so che hai anche un piccolino che abbiamo visto, come dire, nel Sì, video, che meraviglioso. condivide con te questa passione in Sì, maniera del tutto naturale, è tutto senza naturale, averlo. infatti non voglio forzare nessuno, lui è un grande calciatore, lui calcio tutta la vita, portiere, quindi non voglio forzarlo, però anche lui si sta piano piano avvicinando al mondo della musica, però ripeto, naturalmente, Senza senza forzature. forzature, esatto. Bene, però un altro strumento, cioè Sì, lui lui suona. pianoforte, l'indirizzo musicale alle medie come pianoforte. Allora, la Tiziana prima in radio ha detto: mi potresti suonare il silenzio. E allora io ti faccio questa, ti Ah lancio sì? questo assist Così se vuoi. Eh sì, subito. ti devo far riscaldare. Ho detto: Ah sì, già che ho qui se no si un raffredda. artista con uno strumento, via, andiamo con Suoniamo il silenzio silenzio. per tutti i nostri Allora, telespettatori, Claudio se mi Sapetti. permetti, lo dedico allora a tutte le persone che sicuramente hanno fatto il militare, le persone che ci sono e le persone naturalmente e i Certo, caduti che non ci sono purtroppo di assolutamente più. sì. Il silenzio.
Signori e signori, Claudio Sopetti. Beh, complimenti, mamma mia, che emozione, sì, perché non mi è mai capitato e devo dire una forte emozione. Bene, mi fa piacere, anche perché il silenzio sono proprio note, come hai visto io non ho mosso neanche un dito. Sì, infatti stavo notando. Cioè, è tutto proprio di cuore, di testa e proprio di fiato. Quindi ogni volta che io suono il silenzio lo suono sempre in un modo diverso, perché anche in base all'occasione, no? Quindi è sempre un'emozione suonare il silenzio, perché sono quelle 3-4 note certo. E poi ci portano un po' in tutti indietro, io penso nei vari ricordi, nei poi nostri non c'è parenti, neanche più la leva militare, quindi tanta gente che io ho anche un'orchestra, poi dopo ne parliamo, dopo dell'orchestra, certo, così. Certo. E a fine serata sempre non mi fanno scendere dal palco se non suono silenzio fuori ordinanza, perché sennò non sono contenti. È giusto, perché è giusto. Proprio ricordano proprio i momenti più belli passati magari a militare, a Naia. Quindi tu l'hai fatta? No, perché sei giovanissimo. Sono giovane, nonostante quello, però la sto facendo adesso perché sempre in provincia di Belluno suono comunque con i bersaglieri, perché certo, la tromba è uno strumento che va benissimo per suonare nella fanfara dei bersaglieri, e poi con gli amici sempre dell'orchestra e con altri amici del paese, così mi tocca andare anche alla Donate degli Alpini, e quindi anche lì, e poi quando c'è festa, quando si suona, è sempre festa, è sempre meraviglioso, e quindi sono sia alpino che bersagliere, anche se non lo fa nessuno, è solo dei due. Però vedi, alla fine mi trovo di... alpino e bersagliere, bersalpino mi trovo. Bersalpino, vedi, bravo. Ti porto i saluti che ci arrivano su WhatsApp al 393-7366-888. Buongiorno, un saluto all'amico Claudio e complimenti da Federico e famiglia da Belluno. Sì, Federico, grande amico, lo conosco bene, è un collega tra l'altro, perché suona anche lui, canta più che altro, un grande cantante. Ma qual è il ritmo, proprio a livello di ritmo musicale, che ti viene richiesto di più durante una serata, quando ti esibisci? C'è un ritmo o... Devo essere onesto? Perché purtroppo perché ai miei musicisti non gli piace tanto suonare, ma la cumbia è sempre è sempre richiesta, la cumbia richiesta. E poi con l'orchestra è più che altro un'orchestra di liscio, no? E quindi cerco sempre di fare un pochino più di liscio, però quando richiedi qualcosa, cosa vogliono ballare? Vogliono ballare la cumbia, infatti ho scritto romantica cumbia, per avere... almeno, come dire, sei riuscito ad accontentare un po' sì, tutti, esatto, ecco, come dire. Sì. Ma il pubblico com'è cambiato in questi anni? Tanti anni, quindi hai visto dei cambi, poi abbiamo vissuto momenti storici particolari, eccetera. È più esigente, meno esigente, più sta più attento magari al tipo di suono, ha più voglia di ballare magari, o più voglia di divertirsi. Ma guarda, tu intendi prima del Covid o dopo il Covid? Dopo il Covid, quindi come è cambiato COVID, il pubblico proprio? Dopo il Covid io vedo proprio la gente, e lo si legge anche negli occhi della gente, che ha proprio voglia di divertirsi, ha voglia di passare una serata spensierata, proprio a cantare, a volte li chiamo anche sul palco con me a cantare, lascio il microfono, quindi cioè proprio li vedo proprio quei momenti lì, che spensierati, che non so, le 8 ore di lavoro, poi escono, vanno a ballare, e proprio li vedi che hanno voglia di... perché poi a Belluno bevicchiano un pochino, ma in Veneto in particolare, no? Durante e mentre quindi... si fa festa, nel senso, bisogna divertirsi. La festa è festa, e quindi una birra in più, no? Io li canto, poi canto anche qualcosa anche del paese, le cose popolari, così, non so, Madonnina da Riccioli d'Oro, tutte queste cose qua. Ma dopo ti faccio suonare, stai preparati, che ora prendo confidenza, vedi, suonare un a sacco. Posto. Intanto però facciamo una pausa musicale con un altro video, La grande musica italiana, Vivo per lei. Come mai hai deciso di proprio dedicare questo brano? Sei legato in maniera particolare? Ti Vivo piace per lei, le tue corde? Sì, Vivo per lei è un brano che mi piace particolarmente. Poi con questa ragazza qua, che è una bravissima sassofonista del bellunese, mi è venuto in mente, perché essendo un brano che fa un uomo con una donna, mi è venuto in mente di fare un qualcosa però di suonato. Proprio capito, una cosa un po' diversa. Allora ci godiamo questo video e poi noi torniamo subito dopo qui su Sorriso TV con Claudio Sopetti. Vi aspetto.
E siamo tornati sempre qui in diretta su Sorriso TV, che bello, mamma mia, mi stai raccontando un sacco di cose, hai praticamente una passione immensa per il tuo lavoro, per la musica. Descriviti, ora ti faccio una domanda, poi ti faccio suonare però, Sì, deciderai tu ah, cosa ok. suonarmi. Vediamo. Descriviti in tre aggettivi al nostro pubblico, magari a chi per la prima volta oggi ti conosce. Questo non me l'hai detto, non me lo sono Eh preparato, no, ma è bello, è un po' come farti aspetta. suonare, vedi, non ti ho detto niente prima. Sicuramente solare. Simpatico per quello che posso. E non so, abbastanza umile, se vogliamo Umile. proprio, cioè, se vogliamo anche umile, dai, perché alla fine. Se ti Quindi. dico liscio spritz. Hai Vedi? toccato un punto, Hai visto che ti ho eh? subito. Ah, qua ce ne sarebbe tanto da dire, ma abbiamo pochi minuti da stare insieme. No, l'orchestra Liscio Spritz è la mia orchestra che adesso di cui faccio parte, di cui sono felicemente, sono veramente felice, diciamo, di portare avanti questa realtà. È la mia orchestra che abbiamo sempre in provincia di Belluno, dove ho trovato dei musicisti e delle persone veramente meravigliose che mi hanno accolto veramente a braccia aperte, quindi per me sono proprio come dei fratelli, infatti un fratello mi ha accompagnato anche oggi. Ringrazio, lo È saluto, non vero, è qua con ringrazio, noi in sì. video, ma è qua a fianco, Sì, il seduto mio qua. sassofonista Fabrizio, ho detto Bicio. Comunque dai, permettimi di Anzi, salutare bravo, ti tutti. stavo dicendo, salutiamoli tutti, uno per Esatto. uno, fai un bel saluto che almeno, Allora, insomma. saluto, vabbè, il numero uno che è colui che mi aiuta a scrivere gli arrangiamenti, che ha anche comunque tanta attrezzatura, che è tra virgolette il fondatore dell'orchestra, perché io sono arrivato, che poi l'ho presa in mano, l'ho portata avanti, però comunque lo ringrazio veramente tantissimo, Andrea Zanon, ringrazio il grande fisarmonicista, Mauro Munaro. Un grande batterista che veramente come lui ce ne sono veramente pochi, Daniele Barattin, il sassofonista per me numero uno perché ha un cuore meraviglioso, Egidio Zanon, e poi vabbè ho già ringraziato anche Fabrizio, ho detto Bicio, e poi ci sono io che con la mia tromba ma anche col canto perché mi fanno anche Vedi, quindi cantare. fai un po' Mi fa, tutto, eh sì, alla suoni, fine canto e canti. suono Beh, quello che è bello cantare, suonare per la gente, soprattutto. vedi, io di presenza li ho conosciuti oggi per la prima volta, non ci conoscevamo, però ho già capito che in una di queste serate verrò perché c'è un sacco di Oh, divertimento. guarda, se mi Perché permetti, allora ti invito ufficialmente domani sera, domani sera, domani sera ok. a Sitrand al Pago, quindi in provincia di Belluno, ci saremo io con tutta la mia orchestra, l'orchestra Liscio Spritz, sicuramente per una serata, perché lì si sa come si inizia, ma non si sa mai come si va a finire, perché si parte in un modo e poi alla fine si arriva in un altro modo che non si sa mai qual è. Però è veramente bellissimo, è veramente meraviglioso, ringrazio ancora veramente ufficialmente tutti i ragazzi che mi hanno accolto, ripeto, a braccia aperte. E mi hanno dato la possibilità di crescere anche umanamente e anche come artista. Che bello, anche perché si vede che senti queste parole, che le dici proprio col cuore, Sì, quando proprio ti cambiano gli assolutamente. occhi, come dire. Grazie. Ora, no, spero di non far offendere la tua fidanzata, quella che è Sì, qua no, con noi è oggi, qua, è ma qua. c'è un altro strumento che ti piacerebbe suonare? Magari ci dovessi Guarda, io ci pensare. ho provato a tradirla, tra virgolette. Non Non glielo dire, ditemelo. non glielo dire. E durante il Covid ho detto, ma proviamo a fare qualcosa di diverso. Avevo lì una chitarra bellissima che mi avevano regalato, mi sono messo lì a provare qualche accordo, ma non gliel'ho fatta. Io più di tre dita non gliela faccio a suonare. E quindi ci ho provato a fare la chitarra, niente. Pianoforte qualcosa, un po' di tastiera mi arrabatto, diciamo così, Certo. per quello che mi serve, mi accompagno e mi piacerebbe comunque molto approfondire, ma c'è poco, sempre poco tempo. Poco tempo, poi Sempre poco tempo. potrebbe E poi si arrabbia. Se arrabbiarsi. si arrabbia, poi sono cavoli perché poi non mi fa più suonare. Quindi non Beh, va decide bene, lei, non va bene. io faccio i Ma vediamo miei. cosa decidi di suonarci in questo momento. Chiediglielo un po' e vediamo Cosa vuoi se cosa suonare ti di fa suonare. bello? Vediamo cosa decide. Cosa ha Ah, ok. detto? Sì, mi ha detto Tex Cumbia. Che questa anche una. La possono trovare anche sul mio canale YouTube, molto bella. Tex Cumbia, che come ho detto prima in radio, ho preso spunto da grandissimo Ennio Morricone, no? Suoniamo proprio un pezzettino, Vai, proprio ha deciso una. Ha lei, quindi io non deciso parlo. lei, Se no, come. si arrabbia anche con me.
Sempre emozionante, veramente bravo, bravo veramente. Grazie, sei deve troppo essere bello gentile. Seguire proprio dal vivo tutta una serata, che poi immagino che tu non suoni dall'inizio alla fine, ci sarà no, suono anche loro, perché sennò io dopo un po'. Giustamente, poi si stanca anche la tromba. Sì, ma poi io ballo anche, quindi io sai ballare? Io adesso sono qua su seduto. Però io quando suono non riesco a stare fermo, anzi chiedilo ai miei colleghi, veramente si muove da una parte non riesco a stare all'altra. fermo, anche quando magari suono in orchestra, in banda o così, io devo stare seduto perché sono tutti seduti, però se no ti sono sempre là, sono si sempre muove, là, non ce la faccio proprio, quindi sul palco io se non suono canto, se non canto ballo. Giusto, è così, non c'è niente non da stava fare. In fermo, era proprio una serata ricca di emozioni. Assolutamente. Leggiamo un messaggio molto bello che è arrivato. Lo leggo io. Buongiorno, leggi. Lo leggo io, poi tu se vuoi saluti, ringrazi. Buongiorno, sono Agostino, sento sempre la vostra trasmissione e oggi per la prima volta vedo Claudio Sopetti, una bella persona, educato, gentile. Mi fa molto piacere sentire la sua tromba, mi ha fatto molto piacere vedere un artista così bravo e umile allo stesso tempo. Ciao, sono Agostino dal Friuli, ciao e grazie ancora e complimenti. Beh, che dire, un messaggio veramente meraviglioso, sono veramente contento, ti ringrazio veramente di cuore Agostino, ti ringrazio che ti piace anche la tromba, perché la tromba o piace o non piace, sì, perché o rompe i timpani o fa emozionare. E quindi vediamo, a quanto vediamo. Pare l'amico Agostino l'ha fatto emozionare, quindi ti ringrazio veramente di cuore e tanto di cappello per quello che hai scritto, grazie. Allora vediamo Agostino se riesco a farti dedicare qualcosa, prova sì. A chiedere se vuole dedicare qualcosa cosa ad Agostino vogliamo? Che gli ha fatto i complimenti. Cosa gli dedichiamo ad Agostino? Ah, ok, proviamo. Proviamo, non... Come Rocky Balboa. È giusto, è come Rocky. Bravo, bravo Claudio, veramente. Grazie. Anche perché non è niente, non abbiamo organizzato niente. No. Sta arrivando tutto così a braccio, sì, senza esatto. Aver organizzato nulla, quindi complimenti anche perché così sei pronto a metterti in gioco. Sì. Appena arrivato ha detto, io ho portato la tromba, siamo a posto. No, perché sennò si offende, sì, io adesso la lasciavo in macchina. È giusto. Ciao. Poi stasera non mi suonava più. Devo portarla perché così almeno... Arrivano dei complimenti anche dal pubblico femminile. Oh, ciao, sono Vera, Susi, Sofia e Sandra. Ti salutano da San Martino dal Pago. Eh sì. Anche in TV sei bello. Oh, che meraviglia, grazie ragazze. Vera, Susi, abbiamo un rapporto particolare. Anche loro conosciute ad una adunata, adunata degli Alpini e con loro... abbiamo girato per tutta lì sono 3 giorni ma sono 3 giorni so, di fuoco lo veramente so, lì suoni veramente. Sempre dove vai un bar finito un bar inizi e riprendi tutto il repertorio che hai fatto in un altro bar lo riprendi in un altro bar ancora e via via davanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro e loro sono delle persone meravigliose veramente che ho conosciuto e che ringrazio veramente di cuore per il sostegno personale che mi hanno dato e comunque sia non mancano mai nessuna serata che facciamo non mancano mai e domani sera sicuramente saranno certo. In prima linea certo. Saluto San Martino dal Pavo. E se invece ti chiedo un hobby, una passione oltre alla musica, sarà difficile che tu mi rispondi ora, però ci provo, io faccio un po' l'avvocato delle cause perse, io provo a fare quelle domande, no? Vediamo, tu pensaci un attimo. Mamma mia. Ah, dai, allora, la musica e il canto, questo, ok. Vabbè, però
E questo è anche uno scoop che nessuno secondo me sa. Oggi stai dando un sacco di scoop. La magia mi ha sempre appassionato. Io da Ah. piccolo facevo il piccolo mago, facevo le cose. E durante il Covid, Sì. guarda che durante il Covid ho fatto tante di Se quelle l'ha cose, preso un sacco perché di a casa qualche tempo libero, quindi qualcosa dovrei giustamente, fare. E la chitarra non certo. sono riuscito a suonare. Ho fatto qualche diretta Facebook sempre per salutare gli amici e anche delle vecchie orchestre così. Ho fatto qualche nuovo video così, ma poi dopo cosa fai? Il Covid è sta lungo. Eh? Beh, E allora cosa ho certo. fatto? Mi sono messo lì e ho imparato a fare qualche gioco con le carte così, che adesso sì, Noi non non le sono più capace. abbiamo, No, no, ma non sono più non ci vediamo. capace. No, no, Ah, mi ricordo certo. più. Senti, E mettilo alla prova. c'era mio padre lì con me e poretto lui mi ha fatto da cavia, diciamo così. Quindi se vogliamo, oltre la musica c'è anche la magia. Quindi chissà che in un futuro non ti troviamo mago e trombettista alpino, non so, Guarda, di tutto di più, bersagliere. guarda, ormai bersalpino, te l'ho detto, ormai sono Bersalpino. bersalpino. Ascolta, che importanza, cioè ora diventiamo seri, stiamo ridendo e Sì, scherzando, che dimmi. importanza ha avuto la tua famiglia per poi inoltrarti a questo lavoro? No, no, beh. Sostegno prima per far, immagino per lo studio, sostegno anche nei momenti difficili come quelli che abbiamo Certo, appena nominato. no, la famiglia, come sempre, è prima di tutto. Nella musica soprattutto devo ringraziare sì, la famiglia che mi ha sostenuto perché comunque sia da Torino mi sono poi trasferito in un altro paese sempre per continuare la mia professione che avevo già iniziato a Torino, ma ho dovuto lasciare la famiglia molto molto presto, quindi all'età di 18 anni mi sembra che avevo, quindi appena compiuto la maggiore età subito scappato e loro mi hanno sempre sostenuto, ancora tuttora mi sostengono. La mamma comunque sia è sempre stata nell'ambito della musica da ballo. Infatti io quando lei andava a ballare io mi addormentavo sui divanetti e quindi anche Sei lì più c'era cresciuto, musica più e dormivi, più mi più ti rilassavo e più rilassava, mi vedi? piaceva. E la stessa cosa ha fatto mio figlio, poretto, perché anche io quando andavo a suonare con le varie orchestre così, mio figlio che veniva indietro con sua mamma e si addormentava sui divanetti. Chissà che uscirà Vedi? anche lui musicista, boh. Ma Bah. sembrerebbe sulla buona strada, quando È sei. sulla buona Poi strada, vediamo, però lui vedremo piace il tra qualche calcio e anno. lasciamolo col calcio. Beh, calciatore musicista, Calciatore no? Un po' di musicista. famiglia Sì, fare sì, due sì. cose, no? Assolutamente. Reinventarsi, Sì, sì, eccetera. sì. Ascolta, e invece sogniamo, ti va di sognare insieme a me, in grande, proprio in grande, ma in grande, Ma proprio proprio più grande del grande, grande. Ma grande. proprio più grande del Un grande. artista internazionale con cui duetteresti. Guarda, essendo un trombettista, magari pochi lo conoscono, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval è veramente un grande artista. Per me è il trombettista più bravo al mondo. Adesso è un po' vecchiotto, cioè sui 70 e qualcosa anni, se non sbaglio. Però continua ancora a fare dei bei concerti e poi comunque ha sempre un suono che mi piace veramente tanto. E mi piacerebbe tanto duettare con lui, ma non sono all'altezza io. Guarda, la musica è un linguaggio universale, no? Questo lo si dice sempre. Quindi, Esatto. No, chissà che le perché. vie della musica non ti portino. Esatto. Come ti dicevo prima, però forse non eravamo in diretta, stavamo parlando io e te. Cioè, a me piace il trombettista che fa sentire dell'emozione, che dà cuore. Cioè, per me il trombettista bravo non è quello che ti fa mille note acute, virtuosismo, parapapapapapa. No, cioè per me il trombettista bravo, infatti nei miei video vedi che io non faccio robe, cioè fuori dal normale, faccio tutte cose molto cantate perché mi piace proprio far sentire l'emozione e il cuore e se si trasmette questo vuol dire che è arrivato proprio il segnale che un artista vuole dare alla propria Leggiamo gente. un messaggio in Sì, diretta. Ciao vai. ragazzi, mando un grande saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Giro di Tacco. Mi fa molto piacere aver collaborato con Claudio alla realizzazione di Romantic Cumbia, oltre che al mio Ah, collega e grande Max! amico Massimo Andreotti. Ti Ciao salutiamo, maestro Max! Massimo Sì, mitico Andreotti. Max! Io, guarda, se sono qua oggi lo devo a lui perché è lui che comunque dopo un po' di anni così ha detto ma perché non riprendiamo in mano questa cumbia? E vi posso anche anticipare un altro scoop. Ecco, bravo, perché tanto te l'avrei chiesto in futuro e su cosa stavi lavorando, Eh quindi. sì, stiamo lavorando su alcuni brani che ha collaborato, cioè che ha collaborato, ha scritto la maggior parte lui per tromba e fisarmonica, così, quindi più avanti, perché
Per far nascere un bambino ci vogliono 9 mesi, per far nascere un disco ci vuole un pochino di più. Certo. Quindi più avanti ci sarà poi comunque un album dove suoneremo io e lui e dove ringrazio comunque anche l'edizione musicale Music Wave che comunque ha creduto in me come artista e ha editato anche Romanti Cumbia e quindi io a Massimo Andreotti gli devo veramente, a parte un grande abbraccio, ma veramente gli devo veramente il cuore perché è riuscito a riprendere l'artista che io avevo un po' dimenticato, Vedi. perché lasciando l'orchestra, grazie al Covid, non puoi più suonare, eccetera, eccetera, ha ripreso Era un un po' po' perso l'artista e invece quindi lui. lo E ringrazio veramente di cuore. Grazie, Max. allora ti strappo io ora a te una promessa. Quando uscirà questo album? Quando sarà pronto? Torni qui a trovarmi, almeno suoniamo, presentiamo l'album, magari vieni con tutta l'orchestra, con tutti i Ah, ragazzi, sì, ma noi adesso ci io l'ho già detto, divertiamo. guarda che se li porto qua loro vengono perché come sono io innamorato degli Tutti gli della mia strumenti. tromba. Dovremmo allargare lo studio, quindi, No, perché ma qua non ci dovremmo siamo starci perché noi riusciamo a suonare mica. su un palco gigantesco come anche in un palco Che molto poi avete piccolo, anche, come no? dire, Sì, lo sì, sì. svantaggio che io sono largo, quindi dovete stringervi un po' a voi se ci devo entrare anch'io, No, non perché. preoccuparti, non preoccuparti. No, guarda, è una promessa che ti faccio veramente, l'ho già detto anche a tutti i miei ragazzi, verremo qua e suoneremo qualcosa di live, anche a richiesta così, perché Sì, la cosa sì, sì, sì. bella tra noi è proprio quello, è Voi vi guardate, che ci partite dalla. guardiamo, a volte do anche solo un segno, loro sanno già cosa devono Via. fare, cioè veramente è una cosa veramente meravigliosa. Guarda In che simbiosi molto sì, avere una importante. simbiosi così con i propri ragazzi. Perché quando si è sul palco si pensa al repertorio, si pensa se piace questa canzone, si pensa a cosa fare dopo, si pensa se magari c'è da dare un attacco, un ostacolo. A volte basta veramente solo un segno e loro sanno già cosa devono fare, cosa c'è da fare dopo, se voglio rifare il finale, se voglio rifare un. Cioè, è meraviglioso, veramente li ringrazio ancora di tutto cuore. Allora, ti lascio suonare l'ultimo pezzettino E cosa facciamo? live e dedicato a me, perché scusa, cioè, ora Dimmi una canzone che ti piace. no, lascia tu, lascia No. lei, devi Dimmi, decidere lei, no, io va, lascio la lei dopo un fantasia, po' poi dice, ma non fare lascia, decidere tutto a me, no, decide anche invece te. no, è donna e deve decidere, perché le donne decidono, si sa, quindi lasciamo Tu decidere chi di musica ne sa. non hai nessuna richiesta, Dai, sicuro. facciamo Madonia dei Riccioli d'Oro, ce la riesci a farmi un intro? Perché sono legato in maniera particolare. Guarda, veramente, vedi, gli puoi dire qualunque canzone, Sì, cioè lui è pronto, cioè così, è come un jukebox vivente sì, quello che praticamente, vuoi, qualcosa del io ti genere. butto lì, quello che vuoi. Allora Claudio, ti Grazie ringrazio intanto per essere rimasto così a quest'oretta con noi a fare questa chiacchierata. Ti rinnovo però l'invito a tornare quando vuoi, te. noi siamo Certo. qui, le nostre porte sono sempre Ti aperte. Ti ringrazio. lascio ricordare l'appuntamento di domani, Certo, imperdibile, e tutti assolutamente. quelli che vuoi, se vuoi, ecco, dare qualche appuntamento al nostro pubblico Certo, frequente. assolutamente, anzi vi invito a seguire la pagina ufficiale dell'orchestra, Bravo. l'orchestra Liscio Spritz, dove metteremo comunque sia tutte le nostre date, tutte le nostre novità, tutto quello che succederà nell'orchestra Liscio Spritz, quindi vi invito proprio a seguire la pagina ufficiale, vi invito a seguire il mio canale YouTube, Claudio Sopetti e la sua tromba, e quindi anche lì ci saranno novità. Che un pochino ti ho già anticipato, ma Sì. che poi vedremo più avanti. E vi invito naturalmente per chi è della provincia di Belluno e anche oltre, se vuole fare qualche chilometro in più, domani sera saremo a Sitran dal Pago, e quindi vi aspetto per una grande serata in musica, ma soprattutto in allegria. Come mai Liscio Spritz? Guarda, ti faccio questa domanda Bisognerebbe perché. chiederlo a loro, perché sono arrivato che c'era già questo nuovo. Tra Vabbè, allora dopo l'altro, me lo dite. un altro scoop. Cioè, Sì? quanti scoop Mamma oggi, mia, eh? oggi giornata Io di in realtà scoop. sono arrivato a Belluno che ero stemio.
Ora okay. Immagino che tu non lo sia. Diciamo che essere astemio in Veneto credo che sia la cosa più difficile. Qualcosa che non va bene, qualcosa che non va bene. No? Credo che sia veramente la cosa più difficile che esista. E poi comunque sia, vai alla donata degli alpini e vai alla donata qua, è la festa di qua, è la festa su, è la festa giù. E quindi non dico tanto, ma un pochino... Tanto. Ho iniziato a bevicchiare qualcosa. Bravo, bravo, perché fa bene, scioglie anche no, il fiato sì, e tutto sì, per poi sì, poter sì, suonare sì. meglio. Assolutamente. Io vi ricordo che poi l'intervista la potete comunque rivedere sul nostro canale YouTube Radio Sorriso, sempre con 3R, tra qualche oretta, così almeno potete anche condividerla con un amico, con un'amica che comunque vuole rivedere questa bella intervista. E che dire, vi rinnovo l'appuntamento a domani a partire dalle ore 13, sempre qui su Sorriso TV. Grazie mille. Grazie a te. Alla prossima e grazie anche per averci suonato tutti questi bei pezzi così live, senza preparazione, senza esserci mettersi d'accordo. Assolutamente. Riterminiamo con Romanti in Cumbia, che ci rigodiamo, che poi c'è il tuo bimbo, c'è questo bellissimo lago, e quindi è bello ritrovare questo bel video.